usciamo da sto cacatoio viola e dirigiamoci verso il deserto, non prima di vedere cosa c'è da questo lato, a parte dei kobold. La cosa incredibile è che ora come ora questi nemici hanno un sacco di resistenza, incredibilmente. Se fino a prima eravamo bene o male ai loro livelli e con due colpi li facevamo fuori tutti, adesso ce ne servono tre, però noi saliamo di livello. E per il momento io farei la cosa più ovvia. Lascerei Mia pura d'acqua, Garrett puro terra e Ivan in questo momento è un po' così. Purtroppo Ivan in questo frangente è quello più svantaggiato, però dobbiamo tenere conto del resto della squadra. Ed entriamo nel nuovo deserto. Non mi ricordo se anche in questo c'è la... Beh, allora... Ui! Stavo dicendo, non c'è la cosa della temperatura, quindi... Una tempesta di sabbia! Se finiamo in una di quelle tempeste, correremo un grosso pericolo. Qualcosa non quadra. Come possono essere così tante? Se non oltrepassiamo questo posto, non raggiungeremo mai il faro di Babi. Dobbiamo essere molto cauti se vogliamo uscire da questo deserto. Allora, giusta osservazione, quindi mettiamoci pioggia sul tasto L. Oh no, e ora? Blip! Abbiamo trovato una tornado certola. Vediamo se riusciamo ad ucciderla solo a colpi di botte. Rischio letale. Ok. Aia. Solo botte così non ce la caviamo al momento. Però non ci fa neanche troppo male in realtà. Bastano 5 colpi e muoiono. Garrett sale di livello. A posto. Dobbiamo vedere un po' tutte le zone. Esatto. Per vedere se c'è magari qualche zona nascosta, qualche cesta. Si sa mai, no? Poi ste lucertole sono ottime al momento per farci un sacco di punti esperienza. Soprattutto tra non molto... Oh, c'era una cesta dall'altro lato. Ne dovremmo incontrare una che in teoria ci dovrebbe aiutare non poco ad ottenere qualche punticino extra. Abbiamo trovato dei troll brutali. Questa zona è tutta rosa e violetta, eh. Poi ci danno anche un sacco di dindini. Vediamo. Mimic? No. Un bracciale virtuoso. 100 PS. Ok, non è adatto a noi, però a lui 136 e lei 166. Allora, ecco te. Rischio letale. A proposito, mi sono dimenticato una cosa. Ci tornerò per i cavoli miei a questo punto, ma mi sono dimenticato di tornare a Tolby adesso che abbiamo ottenuto un'altra medaglia, per prendere, come avevo detto, un altro cappuccio da ninja per Ivan, che in questo momento ci servirebbe che fosse un po' più rapido degli altri. Abbiamo trovato una larva che sembra più una pulce, però. Dove dobbiamo andare? Ogni piccola strettoia c'ha sempre un piccolo tornado, eh? State tranquilli che vi sfondo il culo a prescindere, quindi. Grande impatto, che non si sa mai. Anche se a noi non serviva perché giustamente attacchiamo per prima, purtroppo. Ah, speravo in un colpo letale, Garrett, dai. Speravo in un... in una bella animazione, invece mi dai sti delusioni. Sono molto deluso da te. What the? Sono molto soddisfatto della lucertola, in realtà, che comunque con 5 colpi la facciamo fuori. Certo, ci mangia via un turno perché ci attacca, però... Allora, altra cesta. Guarda, non mi sorprendo neanche perché tanto me l'aspettavo che almeno una di queste lo fosse, quindi... Non sono sorpreso, mi spiace. E proviamo ghiacciaio, vediamo quanto fa di danno. Non mi ricordo se l'abbiamo ottenuto adesso o era... quanto ti sta bene. Se era un'altra abilità che mi ha ottenuto. Comunque c'è da dire che Ivan in questo momento, purtroppo per lui, ma è colpa mia, è veramente sotto di HP. Ha 100 HP in meno di Mia. Dai. Speravo in una morte io. Bravo Ivan. E non ci ha neanche tirato un colpo. Sono molto soddisfatto della cosa. Plic.
e via. Di nuovo sequenza d'attacco. Dovremmo appunto, come vi ho detto, livellare un pochino, perché almeno ci togliamo di mezzo ste lucertole in modo più easy. Certo, 5 colpi comunque sono... Graffio di faina. Che cos'è? Ah, questo. Proseguiamo. Altra strettoia, altro tornado, altra pioggerella. Ok, perlomeno non ci dobbiamo preoccupare... Oh, sto dicendo... Non ci dobbiamo preoccupare della temperatura in questa zona. Ecco qua, fatto. Non so perché mi aspettavo esplodesse, ti giuro. La 1, la 2 o la Tarae? Vediamo la 2. Ok, nella 1 c'era una cesta. Nella 2 vediamo tra poco che cosa si nasconde dopo aver rischiato letale la suddetta lucertola. Ecco qua. Dai Mia, uccidilo. Allora, mi va bene che l'ha paralizzato, ma mi aspettavo un insta kill, dai. Oh, questo giro di lucertola è stata... Bravo Ivan, che sei salito di livello, che in questo momento ti fa comodissimo salire di livello. Mi aspettavo lo uccidesse. Mia, dobbiamo fargli recuperare un po' di PP, eh. Cosa troviamo? Un biscotto, ricoperto di sabbia ora. Da questo lato, mi sa che si prosegue, sì. Quindi vediamo anche nella Tarae che cosa si nasconde. Eccoci qua. Più che altro mi sono reso conto adesso che stiamo consumando un sacco di punti magia, di PP, di Mia per usare anche la pioggia, oltre al fatto che deve curare il party post ogni turno. Ecco appunto. Quindi dobbiamo un attimo andarci piano con l'utilizzo di Mia. Vediamo questa cesta. Non so perché, ma mi aspettavo un altro Mimic. Non ci si può mai fidare, eh? Oh, alla prima ho beccato subito quella giusta. Però già 2 medaglie di gioco. Se riusciamo a tornare a Tolby facilmente, io non mi lamento. Rischio letame. Eccoci qua dall'altra parte, oltre la sabbia. Oh, ovviamente. A quanto siamo di soldi? 71.000. Non mi lamento. E guarda un po', c'è un tornado grande, grosso, cattivo e rosso. Aspetta un attimo. Oh, ma pensa un po'. Ma aspetta, quelli sono... Ah, sono dei passi, ti fa vedere dove andare. Ma pensa. Allora, prima di andare ovviamente dove il gioco vorrebbe che io andassi, occupiamoci di questa zona un po' grossa. C'è la testa di una... di una sfinge. E abbiamo trovato la bufertocertola. Io... No dai, perdiamo la psicoenergia. Volevo usare già un'evocazione, ma a sto punto lasciamo perdere. Allora, balzo letame, meteor colpo. E tu, giga impattaci tutti. E tu... No, tu... Tieniteli da parte, PP, che non si sa mai. 138. Ok. Meteor colpo. 162. Ok. Aia. Aia. Balzo letame, meteor colpo. Tu ancora, grandi impattaci. E tu attacca. 155. Vediamo Garrett che fa. 178. Allora, meno male. Dicevo, mi sa che l'amico qui è più debole al fuoco che ovviamente al vento. Proviamo con una mitragliata. Tu continua con meteor colpo. Tu per favore difenditi. E tu super saluta tutti quanti. Un super saluto a tutti. 62, aia. 181. Aia Ivan. Ma è colpa mia, Gli ho tolto praticamente tutto. Dunque. Niente, in realtà no. Che cosa possiamo usare? Continuiamo con balzo letale. Per forza, e meteor colpo. Non ne avevamo mica... no, ce l'avevamo quello per abbassare le difese. Ah no, quello per alzare noi avevamo, aspetta. Eccolo qua. Sfinimientus. Grande impatto e...
saluta tutti. Ma lo so, si è difeso lo stronzo. Beh, non è molto però. Meglio che niente, dai. Aia, aia. Pure. Adesso ti sfondo. Ti tiro una carragnata. Ti devasto la fronte. Pata! Morto? No, è ancora vivo. Quanta vita c'hai, frate? Sarai sicuramente una buona fonte di PP. Lo spero più che altro. Lo spero sinceramente. Ivan, ti dico, attacca pure tu a questo giro, perché almeno forse lo tiriamo giù il prima possibile. È ancora vivo, eh. È ancora vivo, è incredibile. Quanta vita c'hai? Pure. Aia. Perché si è switchato tutto sulla, su un lato solo? Dai! Quanto ti ci vuole a morire? Ma quanta vita c'ha sta lucertolozza? Aia. È incredibile. Grande, impattiamoci giusto per sicurezza. Rischio letale. Oh, finalmente. Però, devo dire che a livello di ricompensa ne sono più che soddisfatto. A livello di ricompensa di punti che abbiamo ottenuto ci sto. 1300. C'è nulla qui? Sembrerebbe di no. Ah, ma guarda un po' chi c'è. C'è un Digin di fuoco lì. E io ti dico, dobbiamo andarlo a prendere ovviamente. Non lo possiamo certo lasciare lì, no? Ecco, fatto. Bravissimo Garrett, salita anche mia. Bravissima Mia. Mia, bene o male, ha recuperato come statistiche. Prima era sotto a tutti. Ora bene o male, aspetta un attimo. Lo sapevo. Bene o male ha recuperato. Allora, calmi tutti. Prima di prendere quel cristallo, facciamo un giro in questa zona per vedere effettivamente. Bene. Dicevo, facciamo un giro in questa zona per vedere se c'è qualcos'altro da fare. Ad esempio, quel tornado rosso, dove lo troviamo? Come ci arriviamo lì? In teoria credo di sapere. Esatto, mi sa che si passa proprio da qua. Però prima facciamo un salvataggio, che non si sa mai. Tu vieni con noi? No, ci combatti prima, ovvio. Ecco qua. Forse dovrei riuscire anche così a catturarlo. Morto? Come fugge, pezzo di merda? Col cazzo che ti faccio fuggire, ti pare? È il primo Digin che ci fugge via questo, eh? È incredibile. Mai successo che sfuggisse qualcuno. Ma infatti ve l'ho detto da bambino, quelli lì che trovavamo nella natura selvaggia, a me capitava continuamente che scappassero. Non capivo a questo punto se ero veramente io o se avevo molta sfortuna. Flash. Flash dovrebbe fare un attacco, vero? Muro di fuoco blocca danni della squadra. Beh, oddio, non è male, sai? Allora, se non ricordo male, passando di qua noi arriviamo alla lucertola rosa, esatto. No, è meglio non farlo se non siamo full al momento. Facciamo una cosa. Non avevo pensato a questa combinazione però. Lui tutto acqua, lei fuoco e vento. Non ci avevo pensato. Torniamo in questo deserto dopo che siamo andati nella prossima città, che tanto non credo sia lontana. Lasciamo lì quel cristallo che tanto non ci serve. O meglio, non mi va neanche di sprecarlo. Oh, mi aspettavo un ultimo tornado. Sarà introvabile. Chissà cosa è successo. Continuiamo a cercare nel deserto o proseguiamo verso l'alivero? L'alivero, ovvio. Che ne dici, Geco? Proseguiamo? Ovvio. Ah, certo, dimenticavo i tuoi nemici. Qui avanti c'è il cancello di controllo.
Possiamo lasciare sani i soldati al cancello. Beh, forse prima dovremmo andare là. Ovvio. Detto ciò, dov'è la prossima città? Non doveva essere lontana, mi sembra. Garrett è salito di livello, bravissimo. La porta di Suhala. Oh no, le guardie sono state abbattute. Che significa tutto questo? Ma quello è Yoden. Cos'è successo al cancello? Uno strano gruppo senza documenti voleva passare. Yoden. Abbiamo provato a non farli entrare, ma erano troppo forti. Avevano strani poteri, erano troppo forti più di noi. Sarà stato Felix. Certo, nessun altro sarebbe capace di ciò. Dopo aver trovato Sara, dovremmo scovare i mostri che hanno provocato tutto ciò. Dobbiamo raggiungere il faro di Babia il più presto. Sì, ma non possiamo lasciare così questi soldati. Noi stiamo bene, non dovete preoccuparvi, seguiteli, vi prego. Ma così? Siamo stati battuti, ma sopravviveremo, andate! Se facessero qualcosa al faro, sarebbe la nostra... È vero, dobbiamo fermarli. Avanti, Geco, dobbiamo seguirli. Andiamo allora. Cosa c'è qua dentro? Oh, tu sei un guaritore, vero? Esatto. Dobbiamo trovare una locanda, per quanto brutto sia da dire. Allora, qui c'è uno scivolo. Qui non c'è nulla. Qui c'è una pianta. E qua si prosegue. Allora, calmi tutti, facciamo una cosa per volta. Lì c'è una cesta. Scendiamo di sotto. Ecco qua. Una foglia di menta. Qua c'è qualcosa? No. E allora si risale. Oh, no, proprio davanti all'uscita, ma ti prego. Ecco, muori, dai. Facciamola veloce questa, ecco. Ancora? Quanto è lunga sta zona? Non me la ricordavo così. Bella madonna, quanti scivoli. In realtà possiamo proseguire anche senza scivolare, mi sa. Però, giustamente, ci sarà qualche premio da qualche parte, no? Iniziamo, giustamente, dal primo. Oh, ma guarda, un digin d'acqua. E quindi sarà in questa zona, fra il primo e il terzo. Però qui c'è una grotta. Una grotta che scende di sotto. Vediamo dove ci porta. Oh, ma allora c'è qualcos'altro. Ah, oddio, so dove siamo. Come vedete, uscendo da qui, troviamo a parte questa navetta. Guarda qui. Che succede? La nave di Babi. Ehi, forse è ora. Geco, prendi, prova a usarla. Ma scusami. Ah no, è la sfera nera. Pensavo che era la sfera, la palla che ci aveva dato lui, quella oscura. Usala sulla nave. Il relitto di una nave si sta arenato sulla riva. Proviamoci. Garrett usa la sfera nera. Che problema c'è? È strano, non è successo nulla. Cosa significa? È possibile che Babi si sia sbagliato? O che quella non sia la nave giusta? No, non Babi. Mi sono sbagliato, non è ancora il momento. Dobbiamo raggiungere il faro di Babi. Per il momento la prenderò indietro. Tieni. Più tardi torneremo alla nave. Allora, vedete questa zona qui? Questo costone roccioso gigante? Lo ritroveremo nel prossimo gioco. Non è nulla di importante, stranamente, però sono veramente sorpreso di ricordarmi queste cose e non ricordarmi in realtà di molte di queste zone, soprattutto. Comunque, abbiamo un digin da andare a prendere. Quindi 1, 2, 3 dovrebbe essere questa quella giusta. Salviamo giusto per sicurezza. Me lo aspettavo, lo sapevo. Speravo di averlo ucciso. Ci ho sperato, sinceramente. Però è andata. Preso anche questo. Dai! Oh, è resistente l'amico, non me l'aspettavo.
What the? Morto? Chi è che è salito? Ah, benissimo, bravo. Mega Plasmon. Rugiada dovrebbe far riportare in vita qualcuno, vero? Allora, più PP, più punti salute, più agilità. Rianima un alleato KO, ma pensa? Quindi, finalmente, possiamo proseguire. Fuori da sta zona, fammi finire. Usciamo da qui. Oh, altre guardie morte, pensa un po'. Il faro di Venere è stato attaccato da strani viaggiatori. Ma no, è morto. Urello. Queste sono le mie ultime parole, ricordalo. Dunque, siamo usciti. Qui c'è il faro. Ma dobbiamo, prima di andare al faro, come vi dicevo, esatto, andare a quella città.